Ultima edizione di Stadio News, studio Marco Cullà. Il difensore Moris Carrozzieri, difensore centrale del Palermo, è risultato positivo per cocaina all'antidoping dopo la gara con il Torino dello scorso 5 aprile, vinta dai rosanero 1-0. Si tratta del primo caso di positività riscontrata dal CONI con un test mirato, come da normativa entrata in vigore a gennaio 2009. Carrozzieri adesso rischia 2 anni di squalifica, intanto è sospeso e domenica non sarà disponibile per la trasferta del Palermo a San Siro contro il Milan. Amareggiato e deluso per la vicenda Carrozzieri il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini. Un fatto sicuramente triste, ma è triste perché un ragazzo così giovane sia vittima di questa piaga che nel mondo, se qualora venisse valorato quello che è il test, che la cocaina, insomma, che denoterebbe una insicurezza psicologica di questo ragazzo che cercheremo di aiutare prima di tutto dal punto di vista umano, prima di pensare a qualsiasi provvedimento. Noi scriviamo Carrozzieri perché andava a Milano troppo spesso in discoteca, per cui secondo me se fosse confermato sarebbe vittima di questi giri. Umore basso anche per il direttore sportivo Walter Sabatini e il vicepresidente Guglielmo Micichia. Naturalmente sono molto rammaricato, potrei dire anche deluso, perché da Moris tutti noi ci aspettiamo e continueremo comunque a aspettarci molto sul piano tecnico, ma anche e soprattutto dei comportamenti. Lui sa perfettamente, molte volte siamo parlati circa quello che avrebbe dovuto essere il suo ruolo all'interno della squadra per la società e verso il pubblico, quindi è una cosa che adesso mi rammarica moltissimo, ma non voglio dire niente fin quando non avrò parlato con il ragazzo. A me dispiace per Moris moltissimo, perché è un giocatore, ripeto, un baluardo della nostra squadra, di grande prospettiva, un giovane assolutamente di qualità, quindi che si debba fermare per un certo periodo più o meno lungo, il fatto mi rattrista molto. Proseguono gli allenamenti del Palermo in vista della gara di domenica a San Siro contro il Milan. L'unico indisponibile per Ballardini sarà proprio Carrozzieri. Nocerino, Bresciano e Nicli sono infatti recuperati. Qualche problemino per Cavani, ma il centravanti a San Siro ci sarà. Con l'assenza di Carrozzieri ha sodato che Ballardini schiererà la difesa a 4 con Cassani e Balzaretti sugli esterni, Chier e Bovo centrali. Sulla linea mediana, Liverani, Nocerino, Bresciano e Simplicio, Nicli e Cavani in avanti. Attualmente l'uomo copertina di questo Palermo per Cavani è proprio un momento d'oro. Credo che la squadra sta facendo bene e stiamo dimostrando di avere carattere, essere una squadra che ce la possiamo fare con tutte le altre, no? Así que sono tranquillo e ho fiducia come sempre ho avuto in questa squadra, nello staff, in tutto e sto lavorando tranquillo veramente. Penso in fare bene oggi, penso in continuare così, in fare bene per questa squadra e dare tutto quello che magari posso dare a questa squadra e cercare di ottenere qualcosa, no? Arrivare magari, non lo so, a un record, a qualcosa qua in Palermo, lasciare il mio segno qua, no? Per l'agenzia di scommesse Cursal Bookmaker, il Milan è nettamente favorito sul Palermo nella gara in programma domenica pomeriggio allo stadio Meazza, valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A. Il successo dei rossoneri è quotato a 1,40, il pareggio a 4, la vittoria dei rossoneri a 8,50. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.